Wisconsin 012. Wisconsin 012 urgente. Wisconsin 012 urgente. Quante volte ogni giorno questo numero o un altro simile vengono chiamati? E sempre l'appello è disperato perché significa incidente, forse sciagura. Chi risponderà alla chiamata? Forse un falegname o il conducente di un taxi che conoscono il significato del suono della sirena. Presto, presto, correte. In questa comunità 96 volontari sono pronti ad accorrere. 96 uomini guidati da un negoziante di Bethesda, una città del Maryland vicino alla capitale degli Stati Uniti. Questi uomini non sono impiegati municipali, non sono pagati da nessuna agenzia governativa, non sono pagati affatto. Si sono organizzati da loro in una squadra di volontari, una di tante altre simili in tutti gli Stati Uniti, una delle più efficienti. Perché si sono organizzati? Di dove proviene il loro superbo equipaggiamento? Come sono addestrati? Si sono organizzati per rispondere ad una esigenza che esiste dovunque la gente vive in una comunità, quella di un soccorso rapido e efficace nei momenti di emergenza. Perché esiste la necessità di un'organizzazione simile? Spesso essa nasce dal fatto che molti bilanci municipali non possono sostenere l'onere ininterrotto di un simile servizio. Qualche volta la necessità non è fronteggiata o lo è solo parzialmente perché i dipartimenti regolari non hanno gli uomini o l'equipaggiamento richiesti e, diciamolo, anche perché la gente solo quando è personalmente colpita capisce ed esce dal suo inconsapevole assenteismo. Vecchia tradizione, quella dei soccorsi volontari negli Stati Uniti. In altri tempi uomini pattugliavano spiagge solitarie per avvertire con segnali le navi in pericolo, volontari contro un nemico comune, il mare. Oggi marconisti con radio ad onde corte si prodigano volontariamente nei momenti di pericolo quando ogni altra comunicazione è interrotta. Sola ricompensa per questi uomini, la soddisfazione che dà una missione ben assolta e la sicurezza di essere preparati a qualsiasi evenienza. Gli incidenti non rispettano nessuno. L'uomo che vi assiste non può restare indifferente, non può fare a meno di riflettere. E molto a riflettere ebbe Donald Dunnington, un negoziante di Bethesda. Donald Dunnington era cresciuto in quella città. Sapeva che non vi erano mezzi adeguati di pronto soccorso per le 80.000 persone che vi abitavano. Ebbe coraggio e tentò di far qualcosa. Di tasca sua sborsò un anticipo per pagare un'autoambulanza di seconda mano. Sperava che gli altri avrebbero seguito il suo esempio. Questo fu l'inizio. Ma fino a che la gente non era personalmente colpita, si mostrava indifferente. Ottima idea, lo ammettevano, ma che pagasse qualcun altro. Dunnington insisteva. Finalmente, la faccenda giunse davanti ai dirigenti del Civitan Club, una organizzazione costituita per il progresso civico. Per Donald Dunnington, ricevere quell'assegno fu l'emozione più forte della sua vita.
un'ambulanza non soccorre gli uomini da sola, ha bisogno di personale. I primi tempi Dunnington sceglieva aiuti volontari dalla folla. Ben presto molti offrirono spontaneamente di cooperare. Altri invece impararono a loro spese. Per esempio, questo uomo d'affari. Dunnington era andato a trovare anche lui. Gli spiegò di cosa si trattava. Ottima idea, non c'era da discutere. Ma si sa com'è un uomo della sua posizione, con tutti i suoi obblighi sociali. No, no, era impossibile. Davvero impossibile. Forse in seguito, ma in seguito fu molto prima di quel che si aspettasse. La domenica seguente, infatti, nell'ospedale ebbe tempo di pensare a lungo. Quando il signor Dunnington lo andò a trovare per stendere il rapporto sull'incidente, osservò che forse alla sua squadra avrebbe fatto comodo qualche soldo per migliorarne l'equipaggiamento. Dunnington rispose che i soldi facevano sempre comodo, ma che avrebbe preferito vederlo con loro a dare una mano. C'era una sola risposta da dare. Strano. Era passato davanti al quartier generale della squadra diverse volte, ma non c'era mai entrato. Ed ora, quasi senza rendersene conto, stava dando esami, studiando e lavorando come da tempo non aveva più fatto. E sì, gli piaceva anche. La squadra di soccorso continuava a crescere in numero. Qualcuno si iscriveva in seguito ad un'esperienza simile a quella del nostro uomo d'affari. Altri solo perché volevano aiutare. Trovarono che far parte della squadra significava molto più che attendere delle chiamate. Da principio ognuno deve sostenere esami di infermiere equivalenti per programmi a quelli della Croce Rossa. Poi deve prendere confidenza con l'equipaggiamento. Questo al momento opportuno farà risparmiare tempo. Tempo risparmiato, vite risparmiate. Se c'è bisogno di tagliare del metallo, si deve sapere come si fa. Quando serve un apparecchio per la respirazione artificiale, si deve essere sicuri che è pronto all'uso. Ci si rende conto che il 90% del lavoro di salvataggio si fa qui, nell'apprendere, nel prepararsi. Ma non tutti gli incidenti sono automobilistici. Le armi della morte sono infinite. Una buona squadra di salvataggio deve essere pronta a combatterle in ogni momento ed eventualità. Ad ogni stagione balneare il mare fa le sue vittime. L'equipaggiamento, acquistato con versamenti volontari provenienti dalla comunità, è sì quanto di meglio esiste, ma sarebbe inutile se gli uomini non fossero debitamente addestrati ad usarlo. Una squadra di soccorso bene addestrata, con equipaggiamento perfetto.
Questo era l'ideale di Dunnington quando firmò il suo primo assegno per la prima autoambulanza. Una squadra di volontari la cui opera, sommata a quella della polizia regolare, dei pompieri ed altri servizi pubblici, garantisca piena protezione alla comunità. Piena protezione significa protezione per 24 ore su 24. Un sinistro si può verificare di notte, alle prime ore del giorno. Risposta a tale esigenza è la guardia di notte volontaria. 14 uomini sono pronti a correre all'istante, per tutta la notte, ogni notte. Uomini che hanno volontariamente rinunciato a molti svaghi e attività giornaliere perché i loro simili possono ricevere soccorso nel momento di necessità. Alcuni dormono nel comando, altri a casa, ma pronti ad un tempestivo intervento. In momenti come questo, i lunghi mesi di metodica, scrupolosa preparazione rispondono in piena misura. Può essere un incendio di notte. La squadra di soccorso agisce a fianco al corpo municipale dei vigili del fuoco, aiutando dove aiuto si richiede. Velocità, sicurezza, disciplina, questo serve. Anche le donne di Bethesda hanno il loro posto nell'organizzazione. Una famiglia temporaneamente privata della madre necessita di cure. A queste suppliscono le ausiliare della squadra di soccorso. Dunnington non aveva previsto questo gruppo, però quando fu costituito rappresentò un'ottima risposta ad un'altra importante necessità, la propaganda. Qui esse raccolgono denaro per sostenere la squadra di soccorso. Grazie al loro prodigarsi ed attraverso manifestazioni di beneficenza viene raccolta la maggior parte dei $35,000 di fondo necessario ogni anno. Fondi volontari per una squadra di soccorso volontaria. Siamo lontani da quell'autoambulanza acquistata di seconda mano. Wisconsin 012. Più di un numero telefonico è un bel simbolo di umana fratellanza e di civiltà. È un baluardo eretto dagli uomini contro l'incidente, contro la sciagura, contro l'insidia della morte. Wisconsin 012 significa che uomini si espongono volontariamente al pericolo per soccorrere altri uomini in pericolo. Significa notti insonni, ore, ore ed ore di sacrificio, spese volentieri, perché spesso utili a far guadagnare quell'attimo che salva una vita umana. Wisconsin 012, e si accorre, a qualsiasi ora, dovunque.